Passo! Passo! Finito! Passo! You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. Bandiera. Ricordi quando a scuola ti chiedevano a quale nazione appartiene una determinata bandiera? Ecco, lì avevi due scelte. O facevi scena muta e accettavi il tuo destino, che in quel momento prendeva la forma di un 2 scritto in rosso sulla fedina dei fallimenti della tua carriera scolastica. Oppure ne sparavi una a caso. Oppure provavi a indovinare sperando di azzeccarci. Oppure, vabbè, la sapevi. In quel caso, chapeau. A me non succedeva mai. Eppure, per ogni nazione, la bandiera rappresenta il senso più ampio di appartenenza. Perché è rassicurante far parte di qualcosa di più grande e contribuire al bene comune. La nostra bandiera rappresenta un po' la nostra famiglia, che sia per eredità o per scelta. È così. Ed è per questo che mi sono chiesto cosa spingesse le persone a servirla, onorarla e rispettarla. Capocorso, quinto corso onore, forza organica 16, forza effettiva 16, forza presente 16. Gli allievi sono a sua disposizione. Quindi dovevo assolutamente chiedere a qualcuno che ha intrapreso questa strada. Ma dove andare? A chi chiedere? Forse un'idea me l'ero fatta. Un'idea per comprendere meglio il nostro paese. No, aspetta, mi sa che... Ma siamo sicuri che questa è l'idea? Ecco, adesso sì. Che c'è? Lo avevo detto io che non me la cavavo benissimo con le bandiere. Vi ricordate Nissolino Corsi? Sono andato a trovarli un paio d'anni fa per capire come si preparano gli allievi ad entrare nelle forze armate e nelle forze di polizia. Ma perché? Quali sono le motivazioni che li spingono a servire la nostra bandiera? Scopriamolo. Non potevo non tornare alla Nissolino Academy. Qui i cadetti si preparano ai concorsi in divisa, lasciando la propria casa e abituandosi ai ritmi della vita in accademia, a partire dall'alzabandiera, ogni mattina. Al mio arrivo sono stato accolto dagli studenti della Nissolino Corsi, che mi hanno confidato quello che per loro significa la bandiera e le loro reali motivazioni. Cosa ti motiva ad alzarti ogni mattina per salutare la bandiera? Parto dal presupposto che appunto è un'esperienza nuova, che non ho mai fatto, però sapevo che in ambito militare è un rito. Mi dà una carica soprattutto perché non sei da solo ma sei con il gruppo. Partiamo dal presupposto che la bandiera italiana è il simbolo dell'Italia, il simbolo dei cittadini e il simbolo del popolo. Quindi alzarsi ogni mattina e salutare la propria patria, proprio la stessa per cui io in particolar modo sarei disposta a sacrificarmi, è un'emozione indescrivibile. Allora, innanzitutto ho una forte identità come cittadina italiana, quindi anche il percorso che ho deciso di intraprendere all'interno dell'Academy consiste nel prestare omaggio alla bandiera tutte le mattine e consiste anche nel capire quello che vorrò andare a fare in futuro con il ruolo che desidero ricoprire anche all'interno della pubblica amministrazione. Tutte le mattine mi sveglio e saluto la bandiera pensando ai miei concittadini, pensando a quello che c'è stato prima di noi, a quello che ci sarà un domani. La motivazione poi sorge anche dal fatto di essere con i miei compagni, dal fatto che stiamo facendo un atto insieme e questo mi motiva fortemente tutti i giorni. Che risposte questi ragazzi. L'Academy è la punta di diamante della Nissolino Corsi, realtà leader in Italia per la preparazione ai concorsi in divisa, con più di 80 centri in tutta Italia, che dal 1990 a oggi ha portato oltre 65.000 giovani a indossare la divisa dei sogni supportandoli a 360 gradi nella preparazione. Forse tutto questo è servire la bandiera. No, non può mica finire così! Voglio andare a fondo! Lo spirito e l'entusiasmo di questi ragazzi mi ispira! Sono o non sono uno storyteller per dindirindina? Ma l'ho scritta io sta roba! Ah già, non posso dire parolacce! E allora sono riuscito a risalire alle persone che rendono possibile tutto questo. Cosa si prova ad aiutare i giovani a realizzare i propri sogni? Si prova tanta emozione, si prova qualcosa che noi abbiamo dentro, che io ho dentro praticamente da una vita.
E forse mi è stato trasmesso da mio padre, cioè io ero proprio piccola piccola, io ero sulle ginocchia di mio padre quando mio padre con lo stesso amore, lo stesso impegno preparava i ragazzi. Lui e mia mamma hanno iniziato che erano appena sposati, quindi parliamo degli anni 60, cioè parliamo proprio altro di, ieri. Di una storia di una vita. Io ho il cartaceo dei loro appunti e conservato proprio come in una teca, no? Proprio. E così è storia ed è bellissimo ancora i racconti di mia mamma che ha 89 anni, papà non c'è più, quando mi dice guarda in realtà ho iniziato io perché papà era fuori per i campi, papà insomma era un maresciallo della finanza e poi è passato a papà, poi piano piano è nato il famoso metodo Nissolino. Ecco, in cosa consiste il metodo Nissolino? Questo metodo, beh, questo è stato raffinato con il tempo, okay. Perché ovviamente dalla consapevolezza di come anche avvenivano i concorsi, no? Quindi prima spacchettavamo, poi abbiamo impacchettato tutto con una preparazione a 360 gradi che potesse essere valida per tutti i concorsi. Come si arriva pronti alle prove fisiche? Attraverso un lungo periodo di preparazione atletica dove il ragazzo, comunque il corsista, si metterà in gioco. C'è un ragazzo che ti ha dato particolare soddisfazione? È capitato un ragazzo che ad oggi ancora detiene tutti i record riguardo alle prove di efficienza fisica, ovvero nella corsa, nel salto in alto e nelle prove di forza. È un ragazzo che è passato adesso come marescialli carabinieri. La cosa più bella è proprio il ringraziamento che loro hanno quando superano il concorso e dicono grazie veramente, senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Il fatto che loro abbiano molta più consapevolezza anche di loro stessi, che parlino apertamente di loro, che sviluppino delle attitudini consone proprio al profilo per il quale hanno concorso e finalmente raggiunto il loro obiettivo. Dopo oggi potrei cambiare tante parole per riassumere la stessa definizione. Alla fine, qualunque sarà la tua scelta, aiutare il prossimo e servire la tua comunità è sicuramente un orgoglio che va oltre le parole. Già ti vedo a scrivere nei commenti, dovresti parlare di pace in questo periodo storico. Ma se hai visto questo video con attenzione, tra le righe, hai capito che parla proprio di pace. Parla di persone che sono disposte a metterci corpo, anima e cervello per ottenerla, perché è solo grazie al servizio di persone come loro che tutti insieme possiamo continuare a vivere la nostra vita e a scrivere la storia del nostro paese, amandolo e migliorandolo, servendo la bandiera. I feel like I'm drowning.